Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 3 dicembre. Come spesso avviene lunedì, i giornali sono scarichi di notizie. Oggi la notizia fondamentale è che stanno cercando di trovare una quadra per questa manovra finanziaria. Tutti quanti i giornali raccontano della lunga notte che è avvenuta ieri in commissione bilancio presieduta da Claudio Borghi, leghista, per cercare di mettere tutte quelle norme che un tempo, quando non esisteva, quando esisteva la casta e c'erano i cattivoni, quelle norme venivano considerate l'assalto alla diligenza. Oggi l'unico giornale che secondo me in maniera come sempre puntuale, come è lo stile di Franco Bechis, si occupa di questa vicenda è Il Tempo, che è straordinario, riesce a trovare tutte le cosiddette marchette di questa finanziaria. Poi parleremo dei temi generali, di quelli che contano, l'Europa, il reddito e tutto quanto. Le marchette le scova Il Tempo: 91 milioni di euro assegnati a Napoli per una scuola superiore, la scuola normale di Pisa del Mezzogiorno. Quindi, siccome la scuola normale di Pisa funziona a Pisa, la si porta a Napoli, gli si danno 91 milioni nella regione di Gigino Di Maio e si spera in quella maniera di riuscire a fare un'eccellenza al sud. Speriamo bene che ci riescano. Qualche dubbio lo abbiamo. 9 milioni vengono fatti invece, sostiene Il Tempo, per il Tecnopolo di Taranto, e anche qui maliziosamente Franco Bechis sul Tempo sostiene che questo è un piccolo risarcimento alla mancata promessa dell'Ilva chiusa. Poi c'è 1 milione di euro per l'apicoltura, cioè ci sono quelle norme straordinarie che piaceranno a tutti quanti voi ambientalisti che volete difendere le api dai pesticidi, dal glifosato, insomma dalle cose che tutti voi sapete. Mi stupisce che oggi la Gabanelli, che era stata candidata anche a diventare la Madonna Pellegrina da parte del Movimento 5 Stelle, scopra e scriva in maniera molto lucida sul Corriere della Sera perché lo spread fa male sia alle famiglie, sia ai mutui, sia alle imprese, sia allo Stato, una cosa che è da quarta elementare. Ma la Castelli, all'epoca supporter in diretta della Gabanelli come Presidente della Repubblica, forse invece di credere a quello che dice Padoan, questo lo dice lei, credesse a quello che dice forse la Gabanelli, non perché la Gabanelli abbia detto delle cose particolarmente intelligenti, ma perché ha detto delle cose ovvie e faceva parte, come possiamo dire, di quel milieu culturale da cui esce la Castelli. Grazie alla Gabanelli c'è la Castelli, ma adesso la Castelli si ricordi di quello che le spiega la Gabanelli. Riguardo poi alla ci saranno 4.000 assunzioni nei centri per l'impiego, quindi le regioni potranno assumere 4.000 persone nei centri dell'impiego, verranno assunte delle persone contro le frodi alimentari al Ministero dell'Agricoltura, insomma ci sono un po' di marchette in giro. I centri dell'impiego ovviamente servono perché sono quelli che dovrebbero gestire il reddito di cittadinanza. Nel frattempo c'è una norma che è cosiddetta la stretta ai furbetti delle partite IVA, cioè ancora non è partita la flat tax e già noi siamo dei furbetti, no? Per definizione. Questo è il solito giornalista collettivo della minchia, no? Che siccome è un dipendente da quando ha 15 anni, anche se vicino a sé c'ha lo steggista, l'autore dei testi di internet a 10 euro a testo, insomma, siccome ce l'ha sempre accanto, lui il giornalista collettivo dice i furbetti della partita IVA, e sarebbe una norma sul fatto che tu, se vieni licenziato da un'impresa, non puoi più prenderti la partita IVA, come se ci fosse del male, ci fosse una deficienza da parte del dipendente nel capire che come partita IVA pagherebbe molto meno imposte che come dipendente, posto che poi non è del tutto detto, perché la partita IVA è il 15%, poi ci sono gli albi e quindi le contribuzioni agli albi che sono circa del 30%, quindi siamo al 45% di tassazione fino al 65.000 euro. Non mi sembra che sia un grande favore, ma comunque l'Italia e la UE hanno una differenza, ci spiega Fubini, l'uomo che critica il governo come un uomo solo e che tutti quanti amano, è la voce della verità dell'Europa, di Monti e di quelli che pensano bene. Bene, Fubini dice che la distanza tra noi e la Commissione Europea è di 8 miliardi di euro. Dove li andiamo a trovare? Lo capiremo forse oggi, ne parleremo stasera a Quarta Repubblica, tra reddito di cittadinanza e quota 100. Io non so come finirà la questione del reddito di cittadinanza, ma più andiamo avanti, più quota 100 diventa anacquata. Prima abbiamo capito che quota 100 non è quota 100, ma è quota almeno 100, perché devi avere 38 anni di contributi e 62 anni di età. Se hai 63 anni di età, non ci sono 37 anni di contributi, ma sempre 38. Se hai 64, sempre 38. Se hai 65, sempre 38. Quindi quota almeno 100.
Ma adesso, secondo quello che scrive il Corriere della Sera e scrive il Sole, il Repubblica, stanno cambiando un'altra volta questa quota 100. E come la cambiano? Secondo un suggerimento dell'ottimo Brambilla, consigliere leghista, ma uomo che conosce i conti, che sa quanto costano le pensioni e quanto costa la riforma delle pensioni, Brambilla che cosa si è inventato? Non solo è quota almeno 100, ma devi avere almeno 64 anni al 31 dicembre del 2018. No ragazzi, scusatemi, quota 100 dovrebbe essere 62 più 38, poi scopro che devi avere almeno 64 anni, ma che ci state dicendo? Io la trovo straordinaria, cioè dite che non la volete fare, io sono contentissimo, perché buttare 9 miliardi con la presunzione che se mandi 1000 persone in pensione ne prendi 1000 di nuovi assunti è una minchiata, è sbagliato, lo sanno anche i Sassi, anche la Castelli forse lo sa, ma l'idea che questi ci stanno a dire, ah, la Salvi, la Fornero la superiamo, facciamo quota 100, non è quota 100, devi avere almeno 64 anni, ci saranno le finestre per cui avrai 64 anni ma inizierai a prendere la pensione dopo 9 mesi, insomma, io lo dico fantastico, è veramente una presa per i fondelli. Conte, nuovo leader, lui tratta con la commissione sul bilancio, comunque avrebbe ottenuto un vantaggio, sostiene Repubblica, perché se la partita dall'1,4% si era arrivati al 2,4% con questo governo e adesso si sta trattando per arrivare al 2%, anche se io non sono così convinto che Salvini e Di Maio si possano rimangiare questo 2,4%. E Salvini peraltro continua a dirlo, dice una cosa oggi c'è un resoconto di quello che ha detto ieri sera da Giletti, e cioè lui dice se si spende di meno dei 7 miliardi per quota 100 è chiaro che li mettiamo a riduzione del deficit quello che avanza, e allora forse insomma la proposta di Brambilla e la riduzione del deficit si tengono insieme. Il Fatto Quotidiano continua sull'idea sua che io mi auguro, non per il paese ma per le mie fortune televisive e soprattutto di questa zuppa, che si possa fare un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle, perché a quel punto io godrei come un riccio, nel senso che se il PD fa un accordo con il Movimento 5 Stelle c'è da scappare, si fa per dire, perché io rimarrei in Italia anche coi comunisti, ma il punto fondamentale è che il Movimento 5 Stelle senza il freno della Lega diventerebbe il governo più orrendo che uno possa immaginare, più orrendo, metti insieme la sinistra del PD e metti insieme Fico, governo Fico, chi è che lo dice? Caro figlio, il magistrato caro figlio, la sinistra provi a far nascere un governo fico, non intendo un governo cool, un governo del presidente fico che non si riesce a capire che cacchio di meriti ha se non quello di essere contro il decreto sicurezza, che è l'unica cosa decente fatta da questo governo, e contro l'immigrazione fatta dalle ONG, che è l'unica cosa decente fatta da questo governo grazie alla Lega. Siccome questo è il tentativo di una certa parte del Movimento 5 Stelle e del Fatto Quotidiano, se siete interessati ve lo leggete sul giornale di Travaglio, strillone del Movimento 5 Stelle. Lì dice il 55% degli elettori vedrebbero bene questo governo. I licenziati nella pubblica amministrazione, certifica oggi il Corriere della Sera, sono passati a 54, cioè su 2 milioni e mezzo, 3 milioni di dipendenti della pubblica amministrazione ci sono 54 licenziati. E noi siamo qua a dire bravi, 54, ma io ne prenderei a calci nel culo almeno 1000, 2000, 3000. E questo è populismo? No, non è populismo, è semplicemente mettendo in fila uno per uno tutte quelle contestazioni che sono presenti sui giornali locali e nazionali di comportamento di persone che lavorano nella pubblica amministrazione, dei loro assenteismi, delle loro... penso che ci sia una tutela nei confronti del dipendente pubblico che il dipendente privato non ha. E questa tutela non è a danno soltanto di noi contribuenti che paghiamo loro gli stipendi. Questa tutela è a danno dei dipendenti pubblici che si fanno un mazzo così. Chiaro? Quindi, insomma, mi sembra veramente un dato di cui godere poco. 54 licenziati nella pubblica amministrazione nel 2018. E siamo tutti contenti, di cui 11 peraltro in Sardegna. 34 nel 2017 e 3 nel 2016. Capirai. Ultime due cose, insomma, poi io non vengo amato dai giornali, ci sta che io non sia amato dai giornali, che i giornali in genere gli stia piuttosto antipatico, quindi insomma fra qualche anno forse farò qualche cos'altro, dovrò andare a sputtanarmi in qualche altro campo, è perché poi alla fine mi viene da dire al mio amico Cesare Lanza, che non è un mio amico, ma insomma è uno giornalista che stimo e che leggo, quindi quando vedo una cosa di Cesare Lanza io cerco di leggerla, oggi vi leggete l'intervista che ha fatto Cesare Lanza sulla Verità, in cui intervista Urbano
Cairo, il patron della RCS, del Torino, della 7. Il titolo è «Entrare in politica, per ora aspetto, si rischia troppo». Leggete l'intervista e non ha detto questo. Leggete l'intervista e Cairo non ha detto questo. E direte, beh, allora è colpa del titolista che ha voluto fare un po' il fenomeno. Può anche darsi, tutti noi vogliamo fare i fenomeni. Ma quando ho letto l'intervista, non è un'intervista del giornalista all'imprenditore, ma è un'intervista dell'imprenditore al giornalista. Cioè, io mi chiedo, ma un giornalista che è famoso, che ha una grande esperienza, non si rende conto che il nostro mestiere è quello sempre di stare un passo indietro e mai un passo avanti? Quando si fanno le interviste, ti prendi, se no, una zuppa come quella che ha fatto Porro e ti sfoghi i tuoi belluini istinti, cioè i miei, parlando per 10 minuti senza interlocutori. O meglio, ora c'è Silvia che dice tanti nemici, tanto onore, Fausto che dice viene amato da noi. Insomma, amori, non so come ringraziarvi, mi avete messo di buon umore. Però avete capito cosa voglio dire? Leggete oggi Lanza che intervista Cairo e pensi che sia Cairo che intervista il giornalista. Tra l'altro Cairo non dà mai una notizia, in genere chiede sempre notizie agli altri conoscendola. Insomma, lezioni di giornalismo, diceva un tempo in una rubrica favolosa Filippo Facci. Molto interessante oggi sul foglio Kundari, in cui dice che il fenomeno del populismo in Italia non è nato dal basso. Ma quando mai è nato dal basso? Ma dall'alto, cioè le elite, prima la casta del Corriere della Sera, di Gian Antonio Stella, poi i soliti talk show, i giornalisti, eccetera, hanno fatto nascere la casta, hanno fatto nascere l'idea della casta e hanno fatto nascere il populismo. Insomma, piuttosto interessante il pezzo. Clima, si apre oggi l'ONU che cerca l'accordo sulla terra e la foto simbolo è quella della stampa di Molinari di oggi, di una devastazione. Pensiero unico. C'è mai qualcuno, tranne Franco Battaglia, sul giornale che mette in discussione l'ineluttabilità del peggioramento climatico derivante dal comportamento degli uomini? C'è qualcuno che mette in discussione il fatto che stiamo spendendo miliardi e miliardi invece che per risolvere i problemi per un'idea molto astratta e non scientificamente provata dell'utilizzo, cioè della colpa dell'uomo nel cambiare questo clima? Il clima cambia perché vediamo che piove o perché abbiamo delle risultanze scientifiche rispetto a 200 anni fa, 300 anni fa? E ancora, è vero che il clima è sempre cambiato indipendentemente dalla presenza degli uomini? E ancora, è vero che la natura è più forte di quello che noi uomini possiamo fare? No, il pregiudizio antropomorfico, sostiene Battaglia, ma tanti come lui, è tale per il quale sono gli uomini che cambiano il mondo e non la natura, che ha una forza tale per cui gli uomini possono difendersi da essa più che, come possiamo dire, mutarla oltre un certo passo. Detto questo, io vi do appuntamento questa sera a Quarta Repubblica, ci sarà con noi Giorgia Meloni, parleremo con lei di politica, parleremo con loro di finanziaria, avremo anche il presidente della Confindustria, Boccia, la cui manifestazione oggi di Torino è per le grandi infrastrutture e per una crescita diversa da quella che ci hanno immaginato questi signori. Ciao!